Benvenuti nel canale Meli Made in Sud. Come avrete letto dal titolo, oggi video haul. Sono degli acquisti vari, qualcosa di beauty, due detersivi, due cose cibarie e qualcosa anche per la casa. E poi sono passata dal fioraio, dal fiorista, dal fiorino, dal fioretto, perché mi sono fatta creare un piccolo bouquet. Perché voglio creare una bella tavola imbandita in stile autunnale. Quindi non era il caso di dividere e ho pensato, e poi la verità, avevo voglia di girare un video, quindi beccatevelo. Prima vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con link meli.madeinsud e adesso iniziamo con questo haul. Parto proprio dal cibo perché sono due cose. Allora, in offerta, spesso me lo chiedete, Melania, quale supermercato è super conveniente? Trovate i pisellini primavera in offerta della Findus, questi sono i miei preferiti, anche quelli novelli sono molto buoni, sempre della Findus, ma i miei preferiti in assoluto sono quelli appunto Findus primavera, quindi quelli proprio piccoli piccoli. La confezione è da 700 grammi, questi vanno dritti in surgelatore. Vi dico il prezzo, aspettate che prendo lo scontrino. I pisellini li ho pagati 4,99. Mi sa che l'offerta era terminata, non mi ricordo. Comunque 4,99 di pisellini. Anche comprare i pisellini è diventato un lusso. Chiudiamo parentesi. Poi ho preso in offerta a 1,99 i pan di stelle, le merendine praticamente. Sono 8 merendine, queste sono molto buone e le tengo per una tantum per Giulio. Passo adesso a due detersivi acquistati sempre nel supermercato super conveniente. Allora, ho preso la mochina, questa in offerta a 1,79, sì. Ho preso la versione igienizzante senza risciacquo, non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici, rimuove germi e batteri, esperienza a mochina dal 1939, ideale anche per superfici a contatto con alimenti. E questa è la confezione da 750 ml. Spesso prendo la mucchina, sia la versione classica che questa senza risciacquo. Mi ci trovo veramente bene. Pulisce egregiamente, ha una profumazione che non mi dà per niente fastidio e lo trovo un prodotto decisamente pratico. Quindi, top. E poi ho preso per la prima volta un ammorbidente della Vernelle Voglia di Maldive della linea Aroma Therapy. Sono usciti diversi ammorbidenti di questa linea. Io ho preso Voglia di Maldive. In realtà l'ho preso perché era l'unico disponibile, le altre versioni non c'erano. Questo l'ho pagato 2,90 euro, 46 lavaggi con oli essenziali. È un ammorbidente concentrato, 97% di ingredienti biodegradabili e la confezione è riciclabile e realizzata con il 100% da plastica riciclata. Profumo 24 ore barra 7 giorni di lunga durata. Andiamo a sentire il profumo perché ovviamente non sono andata all'interno del supermercato ad aprire la bottiglia di ammorbidente. Mamma mia, è meraviglioso! È molto fresco, ma allo stesso tempo ha una nota dolce e allo stesso tempo è pungente, leggermente pungente. Mi piace tantissimo. Sa proprio di Maldive. E in questo momento solo alle Maldive dobbiamo andare. Buonanotte e su una tour. Ne approfitto per farvi vedere tre prodotti che ho preso da Lidl. Allora, sono tre prodotti del Garnier. Garnier. Allora, ho preso Garnier Skin Active, nuova acqua micellare con vitamina C per pelli spente e non uniformi. Eccola qua. Strucca, deterge, illumina, uniforma senza risciacquo, anche se io l'andrò a risciacquare inevitabilmente, arricchita con vitamina CG.
ipoallergenica ed è adatta, quindi specifica, per viso, occhi e labbra, scusate, dermatologicamente e oftalmologicamente testata, 100% plastica riciclata. Questa è la confezione, è da 400 ml. Più fonti ecosolidali, più formule ecosostenibili, più confezioni riciclate e riciclabili, più energie rinnovabili. Garnier si impegna per la Green Beauty. Quindi questa è la confezione, è un giallino molto tenue questa qua, non so se l'avete mai provata. Per me è la prima volta. Di solito io, cioè di solito, ho sempre acquistato la versione delicata, per pelli delicate, quella con la confezione rosa, il tappo rosa. Questa è la prima volta che acquisto la versione con vitamina C. Sentiamo il profumo. Sa leggermente di vitamina C. Sto scherzando. Sa di buono, sa dei classici prodotti struccanti buoni. Ha un gradevolissimo profumo, peraltro estremamente estremamente delicato. Mi avvicino per farvelo vedere e qui vi lascio la lista ingredienti, magari per qualcuno può essere utile. Ok, allora l'acqua micellare l'ho pagata 3,69 euro. Poi ho preso la maschera, nuova formula vegana, Skin Active, vitamina C, maschera in tessuto, maschera idratante più illuminante, vitamina CG più acido ialuronico, infusa con l'equivalente di un flacone di siero. Il tempo di posa è 15 minuti. Sono 28 grammi di prodotto e anche qui c'è tutta la filosofia, diciamo, green di cui vi ho letto poc'anzi, quindi più formule ecosostenibili e via discorrendo. Allora, vediamo se riesco a dare qualche informazione. Dopo solo 15 minuti la pelle è intensamente reidratata, appare minimizzata, intensamente reidratata, appare mini. Ah, scusa, mamma mia. Vediamo se riesco a darvi qualche informazione. Dopo solo 15 minuti la pelle è intensamente reidratata, appare più luminosa e liscia. Dopo una settimana l'incarnato appare più uniforme, i segni della stanchezza appaiono minimizzati e la pelle appare rivitalizzata. Insomma, se non potete andare in una spa, compratevi questa mascherante, avrete lo stesso effetto. Vabbè, queste descrizioni lascio nel tempo che trovano. Vabbè, semplicemente si apre, si stende la maschera, si applica accuratamente, lascia agire per 15 minuti e rimuovi la maschera. Massaggia con dolcezza il prodotto in eccesso su viso e collo oppure utilizza un dischetto di cotone per rimuoverlo. Vi lascio la lista ingredienti e qui vi mostro la maschera più da vicino. Questa qui l'ho pagata 2,39 euro. Infine ho preso un'altra maschera pagata 2,49 euro. Praticamente è la maschera all'interno dell'ampulla. Sempre con la formula vegana, 1% di vitamina CG, questa va tenuta in posa per 5 minuti, maschera in tessuto, ampolla, antifatica con la vitamina CG più l'estratto di ananas, maschera in tessuto concentrata. Anche qui Garnier si impegna per la Green Beauty, la confezione da 15 grammi. Questi sono gli ingredienti. Si utilizza anche se diciamo, in questa ampolla. Vabbè, in ampolla, sempre una mascherina del sud, non è che esce l'ampolla. Vabbè, ho detto tutto. Vabbè, questo marketing lo so. Praticamente dovete applicare la maschera sul viso, la adattate ai contorni del viso, la lasciate in posa per 5 minuti, dopodiché la potete rimuovere e massaggiare il residuo di prodotto sempre su viso e collo. La proverò e vi farò sapere, magari realizzerò un video sui prodotti finiti. Dal fioraio mi sono fatta realizzare questo mini bouquet, bellissimo. Ci sono delle rose.
Scusate la mia enorme ignoranza in tema fiori, non so, il fioraio mi ha detto il nome sia di questo fiore, o meglio, no erba, di questa pianta, e anche mi ha parlato molto bene di quest'altro fiore, ora mi avvicino. Gli esperti, per piacere, scrivetelo giù nei commenti. Ho dimenticato, quindi chiedo assolutamente scusa. Ed è perfetto per il centro tavola che ho in mente. Avevo bisogno anche di qualche fiorellino e appunto ho preso questi. Profumano moltissimo e sono perfetti con i colori della tavola e anche di tutte piatti, bicchieri e via discorrendo. Poi, allora, da Tiger ne ho presi due perché uno lo devo regalare. Ho preso i guanti in microfibra, praticamente sono dei guanti. Voi mettete la mano all'interno e andate a spolverare. La misura è 18x24. In realtà, sono sempre stata incuriosita da questo prodotto, ma ho sempre evitato. Perché ho detto tanto ho il panno, faccio col panno, perché mi sono decisa a prenderli? Perché da Tiger li ho trovati a 60 centesimi, cioè veramente una spicciolata. E allora mi sono detta proviamolo, anche perché il materiale è microfibra e quindi niente, mi sono decisa a prenderlo. È anche abbastanza grande e ovviamente lo potete lavarlo, no, niente ovviamente, potete lavarlo, si lava a mano. Non va in lavatrice, ma comunque questo con un po' di acqua tiepida e il sapone di Marsiglia viene nuovo. Ovviamente lo spolverate per bene e poi lo andate a lavare. Quindi di questi ne ho presi due. Invece da Coin ho preso una tovaglia. Avevo bisogno di una tavola, vabbè, avevo bisogno di una tovaglia. E mi sono innamorata follemente di questa fantasia. Adesso mi avvicino, ve la faccio vedere meglio. Trovate sia la versione per i tavoli rotondi, sia per la versione dei tavoli rettangolari. Quadrati mi sa di no, ma rettangolari e rotondi sicuro. E sia per la versione tavolo rotondo, sia per la versione tavolo rettangolare trovate due misure, quella più piccola e quella più grande. Allora, tovaglia rettangolare, misure 140x2 metri. E vi dà anche la misura del tavolo 80x140. Il materiale è 100% cotone. Io con i tessili Coin mi trovo benissimo. Durano tantissimo nel tempo e sono di una ottima, ottima qualità. Trovate anche la certificazione riguardo al cotone perché è testato per sostanze nocive. Ovviamente potete effettuare anche gli acquisti online. Guida generale alle dimensioni delle tovaglie Coin casa. Vabbè, volevo dare qualche altra informazione, però credo di essere stata esaustiva. Allora mi avvicino e vi faccio vedere la fantasia. Scusate per il riflesso. Praticamente questo è il risultato una volta che la tovaglia viene stesa sul tavolo. È molto molto bella. Ovviamente per me mi piace moltissimo, vedete? Adesso la apro per farvi vedere il tessuto che è molto spesso. Vediamo se così riuscite a vedete? È molto molto spesso. La qualità della stampa è molto alta. Si vede non solo dalla definizione del disegno, ma anche per quanto riguarda, la colorazione che non va a scolorirsi nel tempo. Bisogna comunque avere cura, giusto, dei tessili, però, se un capo, in questo caso un tessuto, è buono o non è buono, si vede anche, da come il colore si trasforma o non si trasforma nel tempo durante appunto i lavaggi. Io mi sono sempre trovata benissimo. Questa, costa sui 40 euro, ma, io l'ho presa al 70 perché sono stata da Coin Outlet.
E quindi credo di averla pagata sui 10 euro, cioè veramente. Infine, da Brico City ho preso la colla, la Super Attack, e vabbè, ce lo dico domani, Super Attack, questa qui, la Loctite, Loctite, la Loctite. Ah, come soffro, questa qui, quella professionale. In realtà con questa colla potete attaccare tutto: metallo, porcellana, plastica, gomma, pelle, legno, forte, rapida e resistente in lavastoviglie. Grammi 5,5 grammi, marca numero 1. In realtà noi con la Super Attack ci siamo sempre trovati benissimo. Questa l'ho pagata 5,99. Infine ho preso un vassoio che sarà appunto il mio centrotavola perenne per tutto il periodo autunnale sul tavolo della mia cucina. Poi non vi preoccupate perché non vi preoccupate, non state in ansia, per carità, state in ansia perché io non vi faccio vedere le cose. Sto scherzando. E poi vi faccio vedere come creo questo centrotavola, semplicissimo, due cose sistemate e basta, perché comunque a me piacciono le cose belle, curate, sistemate, ma estremamente pratiche, perché per il tipo di vita che faccio io ho bisogno di qualcosa di pratico. Tutto questo papocchio per dire che ho preso questo vassoio da Brico City. Trovate anche la versione quadrata, è più piccolina, assolutamente bellissimo anche quello. Però per il tavolo che ho io, per la dimensione del tavolo che ho io, ci vedo meglio il vassoio rotondo e soprattutto questo rispetto a quello quadrato è molto più grande. Mi piace follemente, ve l'ho fatto vedere peraltro un po' di tempo fa su Instagram, vi avevo pubblicato delle stories, credo a settembre, metà settembre, non giù di lì, però non l'ho preso perché ho pensato, aspetta, vedi un po', magari trovi qualche altra cosa che ti piace. Lui, sono tornata a lui. Allora, il vassoio in giacinto da quale misure sono? 39x5. Cioè, scusate, 39,5 per 11,5 e ha i manici in ferro battuto. Vediamo se, vabbè, dovrei tagliarlo con una forbice, ma ho dimenticato di prenderla. Aspettate. Ok, vedete i manici. Mi piace moltissimo perché ha questo effetto rustico, ma nello stesso tempo caldo, accogliente e quel rustico elegante. Non so se mi so spiegare, cioè quel non elegante, ricercato. Ecco, quindi questo è il vassoio. E mi piace anche tantissimo il bordo perché è abbastanza alto, quindi. Guardando il centrotavola da lontano, si vede appunto tutto questo bordino e rende il tutto molto più rustico e secondo me molto più bello visivamente perché lo rende più completo. Quindi se fosse stato basso, sì, sarebbe stato bello, ma secondo me non avrebbe fatto, non avrebbe avuto la stessa resa. Ecco, per intenderci, bellissimo con questi colori, proprio autunno. Questi sono stati, ah, scusate, il prezzo 14,99 euro. Questi sono stati gli acquisti che ho fatto in questi giorni. Spero soprattutto di avervi tenuto compagnia. Io vi auguro un sereno, serenissimo weekend. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick meli.madeinsud e come sempre un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud. Mua.